Assessore, prosegue nonostante il periodo festivo l'attività del COC, del Centro Operativo Comunale di Pescara, un lavoro che prosegue, un lavoro intenso per dare l'assistenza alla cittadinanza, soprattutto in questo momento particolare per quelle persone che sono sole, persone anziane, che vivono un particolare disagio proprio nei giorni di festa. Sì, l'attività del COC che va avanti dal 13 di novembre fino ad oggi sarà mantenuta aperta perché è importante, rileviamo che è divenuto un punto di riferimento per la cittadinanza anche per quanto riguarda semplici informazioni, visto il cambio dei colori diciamo delle zone del nostro territorio, rappresenta anche un punto di soccorso a volte anche alimentare, perché ci sono anche famiglie che chiedono pacchi alimentari. Allora la nostra convenzione col Banco Alimentare, che fornisce anche prodotti alimentari da poter somministrare anche a quelle famiglie che tradizionalmente non sono state diciamo soccorse dai servizi sociali, perché questa pandemia ha prodotto tanta nuova povertà e molta gente non riesce in qualche modo a soddisfare le esigenze della propria famiglia come avveniva prima. Questo strumento, in aggiunta a quelli che sono i servizi del COC, rappresenta un altro elemento in cui l'amministrazione ha voluto puntare, perché ci sono tante persone che con dignità ed in silenzio hanno difficoltà ad andare avanti. Allora vogliamo anche soccorrere costoro attraverso questo servizio, oppure semplicemente fare in modo che vengano riforniti di medicina, oppure qualsiasi servizio serva per la cittadinanza. Questo mirato ad un solo obiettivo, di far sentire i cittadini pescaresi mai da soli, l'amministrazione è al loro fianco in questo momento molto molto difficile per tutta la città e non solo per la città. Avete effettuato centinaia di interventi in questo mese e mezzo, continuerete a lavorare anche in questo inizio del 2021? Sì, io approfitto per ringraziare, se mi consentite, tutti gli operatori del COC, del Comune, dei servizi sociali, ma anche e soprattutto i volontari della Protezione Civile che quotidianamente, coordinati dal COC, intervengono fattivamente sul territorio per soddisfare le varie esigenze che ci sono. Quindi sicuramente un plauso va a tutta l'organizzazione del COC e siamo sempre presenti, saremo chiusi solamente il primo di nei giorni festivi per poi continuare normalmente la nostra attività negli orari che sono stati stabiliti.